Chissà dove sono stamattina i canuzzi, i cuccioli. Sicuramente di pomeriggio si fanno vivi, vengono qua. Allora, ragazze, buongiorno, 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 come tutti i giorni. Speriamo che sia un buongiorno per tutti. Allora, sono le 10. Io già sono pronta per andare al mare, sto aspettando mio marito che è andato al Decò a comprare i croccantini per Maya perché ne aveva pochi. Allora, io stamattina, nonostante non abbia fatto quasi niente, mi sento più a posto di ieri perché sono riuscita a fare il bagno. Sono arrivata a fare il bagno, mi sono fatta il letto bello sistemato e quindi ora mi sento un pochino più a posto con la coscienza. A proposito dei canuzzi di ieri, di quando sono andata a darle un po' di acqua e un po' di cibo, mio marito, burlone come al solito, mi ha filmato mentre io appunto davo da mangiare e davo l'acqua a questi canuzzi. E poi ieri sera me l'ha fatto vedere, mi ha fatto anche delle foto. Quindi oggi vi metto queste immagini qua del video mentre do l'acqua e i croccantini e ve le faccio vedere in questo piccolo video. Così vedete, non per carità, non è che io ho bisogno di mettervi la prova perché altrimenti voi non mi credete, però dico, vedete con i vostri occhi appunto quando io vado a dare l'acqua e i croccantini a questi canuzzi. E niente ragazze, come al solito c'è caldo, è difficile in questo momento con questo caldo fare qualsiasi cosa perché ci si stanca il doppio. È un caldo che non fa respirare ragazze. Proprio sapete quando voi avete bisogno di respirare un pochino d'aria fresca, invece non è altro che caldo, che calore e che appunto sentite. Comunque, ragazze, purtroppo le nostre estati sono queste. Le nostre estati sono quelle che ci fanno soffrire, a meno che non stiamo, che ne so, in un posto con la piscina e stiamo tutto il giorno in acqua, oppure in un posto con 24 ore su 24 l'aria condizionata accesa, che fra l'altro fa pure male. Comunque, niente, allora vi stavo dicendo, quindi noi stiamo andando al mare e per ora abbiamo preferito fare così. Vediamo se mi posso fare vedere. Ok, vabbè ragazzi, allora per ora vi dicevo abbiamo preferito andare al mare presto di mattina, relativamente presto, intorno alle 10 e poi appunto ritirarci perché abbiamo fatto le prime volte che scendevamo intorno a mezzogiorno, quindi proprio sotto veramente il sole di mezzogiorno, voi sapete che è tremendo, e poi ci ritiravamo intorno alle 3:30-4. Invece devo dire che così è meglio scendere di mattina un po' prima in modo che non becchiamo il sole di mezzogiorno e poi a ora di pranzo, insomma, alle 2 siamo a casa, quindi al fresco, all'ombra e al pulito. Va bene, ragazze, allora io sto aspettando mio marito, vi ripeto, mi porto due pacchetti di crackers e niente, spero di andarmi a fare qualche bel bagno. Naturalmente, ragazze, vi porto con me. Allora, qua sono all'Hotel Sirenette, ero venuta a ritirare i braccialetti per entrare
Punta Mare, però devo venire un altro giorno. Nel frattempo vi faccio vedere la bellezza. È molto bello, molto bello veramente qua. Vi dico la verità, quasi quasi ci resterei un pochino, anche perché c'è una bella arietta fresca. Va bene, vado al mio mare. Allora, ragazze, per la rubrica 4 chiacchiere sotto l'ombrellone, stamattina c'erano due ragazzi vicino a noi che ho conosciuto ieri, sono spagnoli. Lei è bianca, invece lui è nero-nero, una bella coppia. E stamattina ho visto che erano litigati perché ognuno era per conto suo, lei si è fatta il bagno per conto suo, non si parlavano. E quindi ho capito che erano litigati. Arrivato a un certo punto hanno cominciato ad avvicinarsi, a parlare, a lei è scesa qualche lacrimuccia e mi sentivo tipo il dottor Stranamore che stava vedendo questi due innamorati che litigavano ma che poi per fortuna hanno fatto pace. E mi veniva di gridargli peace and love ragazzi, peace and love, anziché litigare, dico sono in vacanza, anziché litigare, peace and love. Meno male che non l'ho fatto ragazzi. E poi invece quindi alla mia destra ho dei questi ragazzi spagnoli, invece a sinistra ho due signore biondissime che sembrano sorelle o madre e figlia. Non ho capito però se sono inglesi o tedesche, perché mi sembrano tedesche perché dicono ya, però non sono sicura. Nel frattempo è arrivato mio marito perché è andato un attimo al bar, vediamo che notizie porta. Oggi a mare c'è un bel pienone, però il mare devo dire che è spettacolare perché è calmo, molto calmo e pulito. Difatti aspetto con ansia mio marito che è andato a parcheggiare per andarmi a buttare in acqua, che io aspetto sempre lui. È raro che mi faccio il bagno da sola.